Ascolta attentamente quello che ti dico e vedrai che ti innamorerai della conoscenza. L'anno scorso, nell'agenda di Nettuno, dissi che il 4 febbraio del 2023 la Terra si sarebbe fatta sentire con terremoto, maremoto, possibile tsunami, eccetera, eccetera. Ho sbagliato di 24 ore, è stato il 5 di febbraio ed è stato in Turchia. Come faccio a prevedere questo? È matematica. È matematica, sono fasi lunari, è ciclicità, metafora e simbologia. E te lo spiego in un contesto molto semplice. Quando il giorno, ad esempio 8 febbraio 2023, il giorno più il mese più l'anno formano la stessa frequenza, quella frequenza è una frequenza rafforzativa. Ti faccio un esempio. Oggi è l'8 febbraio, 8 più mese 2 più anno 7, totale 17. 8 karma 17. L'8 karma 17, ad esempio, è un giorno con tantissima energia. Quando c'è un giorno, lo stesso mese, lo stesso karma, che hanno la stessa frequenza e c'è la luna piena, c'è energia che fa pum. Ti dice niente la data 26 dicembre 2004? Il 26 dicembre 2004 c'è stato lo tsunami in Thailandia. Era un 26, 8, più mese 12, più anno 6. Totale frequenza 26, karma 17. Questo mese, a febbraio, il 26 di febbraio, ci sarà la stessa data. Ma non c'è la luna piena, perché la luna piena ce l'abbiamo avuto il giorno 5. Pertanto ha preso quel tipo di energia lì, quindi più trattenuta. Morale, perché succede questo? Perché la Terra è in risonanza e sente l'energia di chi? Dell'essere umano. Inquiniamo la terra dall'alto, dal basso, inquiniamo la terra sottoterra, le anime sono molto turbate, sono incazzate. La terra risente tutto questo, manda questa vibrazione nell'etere, la luna la sente e poi c'è l'esplosione. Allora io dico che, lo so che è folle quello che dico, ma ci imbrocco sempre, no? Allora vuol dire che c'ho un gran culo se pensi che non sia vero quello che ti dico. Comunque, in tal caso, che cosa voglio dire? Voglio dire che l'uomo in questo momento è totalmente ipnotizzato e bisogna che si fermi un attimo. Adesso, dal 24 di questo mese, è un anno dell'inizio di questa guerra stupida tra l'Ucraina e la Russia. Una guerra che non ha senso. Ma allora, tutte queste persone che poverine se ne sono andate. Ma dico, ma porco cane, ma prima di chiudere gli occhi, ragazzi, ma la vostra fidanzata non la vedete più. Per quale ideale? Per Putin? Per Zelensky? Ma l'avete visto Zelensky come è preso? Cioè, ma perché? Perché non vi fermate un attimo? Che vadano loro in guerra, che vadano loro col fucile a tirarsi i sassi con la fionda. La guerra è stupida, non ha senso. Per un pezzo di terra. Mettetevi su un tavolino, parlate. A me non dà fastidio Zelensky, Putin, Biden. Non sono... Loro sono fondamentalmente delle persone che parlano. A me sono gli attori che fanno schifo. Fanno schifo. Perché non hanno amore per se stessi, perché non sono egoisti. Noi siamo nati per amare la nostra donna, la nostra compagna, il nostro fidanzato, la nostra famiglia, la nostra terra. Ma non dobbiamo andare in guerra perché qualcuno ce lo dice di fare. Perché vuol dire che siamo delle marionette in mano delle altre persone. Questo non è giusto. Quindi alla guerra non si risponde con la guerra, non ci deve nemmeno essere. Le persone devono incominciare a capire che questa formazione, che questa scuola è fasulla, tanto che tanto studio, tanto studio, tanto studio, le persone sono tutte tristi, dovrebbero essere felici con tutto quello che studiano, no? E in secondo luogo, oltre allo studio, una cosa molto bella da dire è che le persone dovrebbero mettersi nella frequenza dell'amore, perché veramente è un peccato vedere tutti questi ragazzi che purtroppo se ne vanno in cielo e muoiono. Perché c'è qualcuno che li ama, perché loro potrebbero amare, perché hanno una famiglia che li aspetta, perché hanno un figlio. Allora, secondo il mio punto di vista, oltre al sapere, le persone dovrebbero dire tutte quante insieme, fermiamoci, basta questa guerra. Adesso cosa vogliono fare? Anche l'atomica? Ma non esiste. Hanno rotto i coglioni. E vedere che Sanremo parlano di una lettera? Ma sono dei pagliacci, ma che cazzo parli? Io non gli do voce a un coglione. E sono tutti dei coglioni, perché giocano con la vita degli altri, non con la loro. Loro sono lì che premono i pulsanti e magari si grattano il culo.
sono gli innocenti che alla fine muoiono. E sono gli innocenti che alla fine fanno soffrire dei bambini che cresceranno senza un papà. Ma che cazzo state facendo? La terra ci manda dei segnali. La vita ci manda dei segnali. Ognuno di noi può essere messaggero di qualcun altro. Però secondo il mio punto di vista, oggi è un giorno pieno di energia. 8 karma 8, caspita, è stracolmo di energia. In un anno di sacrificio, in un anno di penitenza, in un anno di cambiamento. Allora dobbiamo cambiare tutti, dobbiamo fare un passo indietro. E dobbiamo buttare via le armi nell'universo. Noi non siamo nati per ucciderci, noi siamo nati per amare, per condividere, per crescere, per abbracciarsi e per andare nel sapere, perché c'è veramente tanto da sapere. Oggi il mondo è ignorante, non capisce niente, non capisce neanche quando la Terra ti può veramente reagire, no? Viva la libertà, viva l'amore.